bentornati a tutti su Highway Italia, nuovo video della serie Real Time 4K. Siamo a Verona, stiamo per entrare nell'autostrada A22 del Brennero, quest'oggi in direzione nord. Arriveremo sino alla città di Trento, più precisamente area di servizio Paganella, appena dopo l'uscita di Trento Nord. Oggi è sabato 18 febbraio 2023, una temperatura esterna di 4 gradi, ore 10:05. La nebbia è piuttosto fitta. Auspichiamo che man mano che risaliamo la Valle dell'Adige tenda appunto ad andare via, lasciando il cielo azzurro per il video di oggi. Entriamo quindi casello di Verona Nord, autostrada A22 del Brennero. Bivio, proseguiamo in direzione Trento, Bolzano, Brennero. Poi nel 1974
quel momento sino ad adesso ha subito poche modifiche nel suo tracciato. Vedete che la nebbia si sta gradualmente diradando mentre entriamo nel chilometro 217. Arriva sino in Sicilia.
principale della bassa sponda orientale del lago di Garda, raggiungibili dall'uscita Affi Lago di Garda Sud, in questo momento sulla destra, ultima uscita in territorio della provincia di Verona e nella regione Veneto. Prossima uscita sarà l'uscita di Ala Avio tra 26 km, già in territorio trentino. Mancano 64 km a raggiungere la città di Trento. Sulla A22, dato il traffico spesso e volentieri elevato a causa dell'elevato transito di mezzi pesanti lungo questo corridoio, anche superiore alle 10.000 unità giornaliere, vige il divieto di sorpasso per mezzi pesanti 24 ore su 24 e anche per veicoli trainanti rimorchi. Alta della Val d'Adige, appunto attraversata dalla
strada statale 38 nel suo tratto tra Bolzano e Merano.
provincia di Alavio, ve lo devono svincolare di rimanere sulla destra. Carreggiata.
71. Segnaletica verticale avvisa che siamo entrati in un tratto autostradale con sperimentazione della riduzione dinamica della velocità attraverso appunto pannelli a messaggio variabile che danno appunto una velocità consigliata al flusso di traffico in modo da poter evitare rallentamenti nei periodi di maggior densità dei veicoli. Infatti, man mano che aumenta la densità di veicoli nel flusso di traffico, riducendo la velocità, si è in grado di evitare rallentamenti e code a tratti mentre attraversiamo l'Adige. Su questo viadotto di 257 metri siamo in avvicinamento all'uscita Rovereto Sud, Lago di Garda Nord. We'll be right back.
lasciamo il chilometro 160 in avvicinamento uscita Rovereto Nord. Lagarina, Isera, Folgaria, Lavarone, Schio, che è in provincia di Vicenza, raggiungibili dall'uscita Rovereto Nord, in questo momento sulla destra, prossima uscita Trento Sud, tra 16 km. Mancano 16 km quindi a Trento, 73 a Bolzano, 158 al confine di Stato. Una volta raggiunto il confine di Stato, senza soluzione di continuità, l'autostrada del Brennero A22 prosegue come autostrada del Brennero austriaca A13 sino a raggiungere all'incirca 35 km dopo la città di Innsbruck, capoluogo della regione del Tirolo.
ovviamente c'è un discreto flusso di traffico, almeno in direzione nord, sulla A22. Tra l'altro un flusso di traffico turistico, quindi vuol dire automobilisti che non sono, diciamo così, a loro agio nell'utilizzo appropriato dell'autostrada. Territorio comunale di Aldeno. Si sono fatte le ore 10:43 questo sabato 18 febbraio 2023. Temperatura esterna è salita ulteriormente a 9 gradi. Mancano 4 chilometri all'uscita di Trento Sud. Galleria che incontra
incontriamo lungo il percorso, nonostante ci troviamo già di fatto nel contesto alpino da parecchie decine di chilometri. Questa è la prima galleria che si incontra appunto lungo il percorso in direzione nord. Siamo entrati nel chilometro 136, sulla nostra destra la rampa di uscita chiusa per lo svincolo di Trento Centro, rampe di uscita chiuse in entrambe le direzioni per Trento Centro dopo l'apertura nel 2011 del nuovo casello di Trento Sud che abbiamo passato 5 km fa, mancano 4 km all'uscita di Trento Nord, viadotto sull'Adige a 170 metri. Paganella Est. Svoltiamo per il parcheggio. Purtroppo il parcheggio non era percorribile nell'altro senso, segnaletica orizzontale lo impediva, perciò dovremmo necessariamente parcheggiare qui più avanti, anche se di fatto non si può. Però non ci sono alternative. Nel frattempo termina qui il video di oggi, proseguiremo il percorso della A22
in real time 4K nel prossimo video, arrivando sino a Bolzano. Nel frattempo vi ringrazio come sempre per la compagnia. Ricordate, drive safe.